Gregory Powell amava ripetere che ad agitarsi tanto non si combina niente. E quindi si innervosì quando Mike Donovan gli si parò davanti scendendo di corsa giù per le scale grondando sudore dai capelli rossi. «Che è successo?» gli chiese. «Ti sei rotto un'unghia?» «Ma va!» sbottò Donovan angosciato. «Cos'hai combinato tutto il giorno nei sublivelli?» Inspirò a fondo e poi annunciò. «Speedy non è tornato!» Powell sbarrò gli occhi per un attimo e si fermò sul gradino. Poi si riprese e cominciò la salita. Non parlò sino a quando non fu giunto al pianerottolo. «L'hai mandato in cerca di Selenio?» «Sì.» «E da quanto è fuori?» 5 ore ormai.» Silenzio. Era una situazione spinosa. Eccoli lì, sbracati su Mercurio da 12 ore appena e già nei guai fino al collo. Mercurio era da sempre il pianeta più sfigato di tutto il Sistema Solare, ma qui si esagerava. Doveva esserci un limite persino alla sfiga. Powell disse: «Comincia dall'inizio e vediamo di capirci qualcosa.» Ora erano nella sala radio, le cui attrezzature, oltre che non nuovissime, al loro arrivo erano in disuso da 10 anni. E 10 anni, in fatto di tecnologia, erano un'eternità. Bastava paragonare Speedy ai robot che dovevano avere nel 2005. Ma, appunto, i progressi nella robotica erano stati strabilianti. Powell sfiorò con delicatezza una superficie metallica ancora luccicante. L'aria di abbandono che aleggiava su quella stanza, su tutta la stazione, era estremamente deprimente. Donovan non poteva non percepirlo. Cominciò. «Ho cercato di localizzarlo via radio, ma niente. La radio non funziona sul lato sole. Almeno non oltre i 3 chilometri di raggio. È anche per questo che la prima spedizione è fallita. E ci vorranno settimane prima che riusciamo a installare l'impianto a ultraonde.» «Lascia perdere. Che cosa sei riuscito a capire?» «Ho localizzato sulle onde corte il segnale corporeo non processato, ma tranne che per la posizione era inutilizzabile. L'ho seguito per un paio d'ore, plottando le coordinate sulla mappa.» Estrasse di tasca un fogliettino ingiallito, una reliquia dalla prima spedizione, e lo sbatté sul tavolo con violenza, spianandolo col palmo della mano. Powell lo osservò da lontano, le dita intrecciate sul petto. Donovan fece un cenno nervoso con la matita. «La croce rossa è la pozza di Selenio. L'hai segnata tu.» «Quale?» lo interruppe Powell. «McDougall ce ne aveva segnalate 3 prima di andarsene.» «Ovviamente ho mandato Speedy alla più vicina, 27 chilometri. Ma che importanza ha?» Aveva la voce tesa. «Questi punti a matita segnano le posizioni di Speedy.» E per la prima volta il contegno che Powell si era sforzato di mantenere si incrinò e le sue mani scattarono verso la mappa. «Dici sul serio? Impossibile! Guardalo lì!» ringhiò Donovan. I punti che tracciavano la posizione formavano un cerchio irregolare intorno alla croce rossa della pozza di Selenio. Powell si lisciò i baffi scuri, segno inequivocabile di nervosismo. Donovan aggiunse: «Nelle 2 ore in cui l'ho seguito ha fatto per 4 volte il giro di quella cazzo di pozza. A occhio direi che andrà avanti all'infinito. Ti rendi conto della situazione in cui ci troviamo?» Powell alzò brevemente lo sguardo senza dire nulla. Certo che si rendeva conto della situazione. Era più semplice di un sillogismo. Le unità fotovoltaiche che li proteggevano dalla piena forza del sole mostruoso di Mercurio erano bruciate. L'unica cosa che poteva salvarli era il Selenio. L'unica cosa che poteva procurare il Selenio era Speedy. Se Speedy non tornava, niente Selenio. Niente Selenio, niente unità fotovoltaiche. Niente unità fotovoltaiche. Beh, pochi modi di morire sono peggiori della cottura a fuoco lento. Donovan si strofinò con violenza i capelli rossi e ispidi e commentò cinico: «Ci rideranno dietro in tutto il sistema, Greg. Com'è possibile che sia andato tutto in malora? Così in fretta.
I grandi Powell e Donovan vengono mandati su Mercurio per analizzare la fattibilità di una riapertura della stazione mineraria lato sole con le tecnologie robotiche più avanzate e rovinano tutto il primo giorno. Un lavoro puramente di routine, per di più. Non sopravviveremo mai all'umiliazione. Forse il problema non si porrà neanche, rispose sottovoce Powell. Se non facciamo qualcosa in fretta, la questione di sopravvivere all'umiliazione sarà superflua. Per il semplice fatto che non sopravviveremo affatto. Ma smettila! Non capisco come fai a scherzare su una cosa del genere. È stato da criminali mandarci qui con un solo robot. E sei stato tu ad avere la brillante idea di gestire le unità fotovoltaiche in autonomia. Ora sei ingiusto. L'abbiamo deciso insieme, lo sai anche tu. Ci bastavano un chilo di selenio, una piastra di elettrica fissa e 3 ore di tempo. E il lato sole è pieno di pozze di selenio. Lo spettrometro di McDougall ce ne ha trovate 3 in 5 minuti, no? Che cazzo! Mica potevamo aspettare la prossima congiuntura! E che facciamo, Powell? Dimmi che hai un'idea. Che ce l'hai? O non saresti così tranquillo? Nessuno di noi è un eroe, su, dimmelo! Beh, Mike... Di certo non possiamo uscire a cercare Speedy di persona. Non sul lato sole. Perfino le nuove isotute reggono a stento 20 minuti di luce diretta. Ma conosci il vecchio detto, no? Se vuoi trovare un robot, usa un robot. Insomma, Mike, forse non è così tragica. Nei sublivelli abbiamo 6 robot, possiamo usare quelli. Se funzionano. Se funzionano. Gli occhi di Donovan furono attraversati da un bagliore di speranza. Stai parlando dei robot della prima spedizione? Sei sicuro? Potrebbero essere macchine subrobotiche. 10 anni sono un tempo enorme in fatto di tecnologia, lo sai? No, sono proprio robot. Ci ho passato tutto il giorno e lo so. Hanno cervelli positronici. Primitivi, ma li hanno. Si mise in tasca la mappa. Andiamo giù. I robot erano al sublivello più basso e tutti e 6 erano circondati da casse impolverate dal contenuto indefinito. Erano grandi, molto grandi, e benché fossero seduti sul pavimento con le gambe distese, le loro teste arrivavano a più di 2 metri d'altezza. Donovan fischiò. Ma hai visto quanto sono grossi? Il torace sarà 4 metri di diametro. È perché hanno i 4 vecchi varianti McGuffy. Ho dato un'occhiata dentro. Non hai idea di quanta roba c'è. Li hai già accesi? No, non c'era ragione di farlo. Ma non penso che siano danneggiati. Persino i diaframmi sono in condizioni accettabili. Magari parlano pure. Nel dirlo, aveva svitato la piastra toracica del più vicino per inserire la sfera larga 5 cm contenente la scintilla atomica che animava i robot. Ebbe qualche difficoltà a incastrarla nell'alloggiamento, ma ci riuscì. Poi richiuse laboriosamente la piastra. 10 anni prima non esistevano i radiocomandi dei modelli più moderni. Poi si occupò degli altri 5. Donovan disse preoccupato. Non si sono mossi. Ma nessuno gliel'ha ordinato, rispose secco Powell. Poi tornò al primo e gli picchiettò il petto. Tu mi senti? Il colosso, con lentezza, chinò il capo e i suoi occhi si fissarono su Powell. Poi, con una voce rauca e cigolante, la voce di un mangiadischi medievale, disse: Sì, padrone. Powell fece un sorriso mesto a Donovan. Hai sentito? Erano i primissimi tempi dei robot parlanti. Si temeva che ne sarebbe stato vietato l'uso sulla Terra. I produttori, per evitarlo, gli programmavano nella mente un sano complesso di schiavitù. Non è servito a molto, mugugnò Donovan. No, è vero. Ma almeno ci hanno provato. Si rivolse di nuovo al robot. Alzati! Il robot si sollevò lentamente di fronte a loro. Donovan tese il collo ed emise un fischio dalle labbra serrate. Powell disse: Sei in grado di uscire in superficie? Alla luce?
Ci fu un attimo di riflessione mentre il cervello del robot processava a fatica la domanda. Poi... Sì, padrone. Bene. Sai cos'è un chilometro? Un'altra riflessione, un'altra risposta lenta. Sì, padrone. Allora adesso ti portiamo in superficie e ti indichiamo una direzione. Percorri circa 27 chilometri e più o meno in quella zona incontrerai un altro robot, più piccolo di te. Per ora hai capito tutto? Sì, padrone. Quando trovi questo robot, ordinagli di tornare. Se non lo fa, riportalo qui con la forza. Donovan tirò la manica di Powell. Ma perché non mandarlo direttamente a prendere il selenio? Perché rivoglio indietro Speedy, idiota. Voglio capire che cos'ha che non va. E al robot. Bene, seguimi. Il robot rimase immobile e la sua voce tuonò. Mi perdoni, padrone, ma non posso. Prima deve montarmi in groppa. Le sue goffe e braccia si congiunsero con un clangore sordo. Le sue dita tozze si intrecciarono. Powell lo fissò, tormentandosi i baffi. Donovan strabuzzò gli occhi. Dobbiamo salirgli sopra, come fosse un cavallo. Mi sa che l'idea era quella, sì. Però non so perché. Non capisco, o meglio... Sì che lo capisco, te l'ho detto, all'epoca davano un sacco di importanza alla sicurezza dei robot. Evidentemente un modo per vendere un'idea di sicurezza era far sì che non si potessero muovere senza un domatore in spalla. E ora che facciamo? Me lo stavo chiedendo anch'io, mugugnò Donovan. Con o senza robot, noi non possiamo uscire in superficie. Maledizione! E schioccò due volte le dita. Era sempre più agitato. Dammi quella mappa. Ci ho passato 2 ore, qualcosa è servito. Questa è una stazione mineraria. Come sono messi i tunnel? La stazione mineraria era un circolo nero sulla mappa e tutto intorno si stendeva una ragnatela di linee tratteggiate che rappresentavano i tunnel. Donovan studiò la leggenda in calce alla mappa. Guarda, disse. I punti neri sono le aperture in superficie e qui ce n'è una forse 5 chilometri dalla pozza. Qual è il numero? Cazzo, ma perché l'ha stampato così piccolo? 13A. Se i robot sanno orientarsi... Powell pose la domanda e ricevette il solito... Sì, padrone. Prendiamo le isotute, disse soddisfatto. Per entrambi era la prima volta che indossavano un'isotuta. Una in più di quanto si fossero aspettati all'arrivo, il giorno prima. E azzardarono qualche scomodo movimento esplorativo. Le isotute erano molto più brutte e ingombranti delle tute spaziali regolamentari, ma nel complesso erano più leggere, visto che erano di composizione al 100% non metallica. Grazie a una serie di strati di plastica termorefrattaria e sughero trattato chimicamente uniti a un essiccatore, erano in grado di reggere la piena potenza del sole di mercurio per 20 minuti. Per altri 5 o 10 minuti, chi la indossava poteva ancora sopravvivere. Il robot continuava a tenere le dita intrecciate a staffa e non tradì un briciolo di sorpresa alla vista della figura grottesca in cui si era trasformato Powell. La voce di Powell, inasprita dalla radio, tuonò. Sei pronto a portarci all'uscita 13A? Sì, padrone. Bene, pensò Powell. Non avevano il radiocontrollo, ma almeno erano dotati di ricetrasmettitore. Monta su uno degli altri, Mike, disse a Donovan. Poggiò un piede sulla staffa improvvisata e si slanciò verso l'alto. La seduta era comoda. La nuca del robot formava una specie di gobba, senza dubbio progettata come schienale. C'erano delle scanalature lungo le spalle per alloggiare le gambe e 2 orecchie sporgenti il cui scopo ora risultava ovvio. Powell afferrò le orecchie e girò la testa. Il suo destriero si voltò con un movimento poderoso. «MacDuff in guardia!» scherzò. Ma non si sentiva dell'umore di scherzare.
Gli enormi robot procedettero con lentezza e precisione meccanica attraverso la porta alta una trentina di centimetri più di loro, costringendo i due a chinarsi precipitosamente. I loro passi placidi si propagarono con un rimbombo monotono in uno stretto corridoio, quindi attraversarono l'airlock. Vedendo il lungo tunnel senza aria che si stendeva a perdita d'occhio di fronte a loro, Powell comprese d'un tratto quanto fosse colossale il lavoro portato a termine dalla prima spedizione. Nonostante quei robot così rudimentali e tutti i problemi di chi comincia da zero. Sì, avevano fallito, ma il loro fallimento era di gran lunga più glorioso della stragrande maggioranza dei successi normali del sistema. I robot procedevano a un ritmo invariabile, monotono, con passi sempre identici. Powell disse: «Hai notato che qui nei tunnel le luci sono tutte accese e la temperatura è quella terrestre? Probabilmente così per tutti i 10 anni che sono rimasti abbandonati. E com'è possibile? L'energia qui costa poco. Non c'è un posto in tutto il sistema in cui costi meno. È energia solare, no? E sul lato sole di Mercurio l'energia solare non scherza. È per questo che hanno costruito la stazione in piena luce, anziché all'ombra di una montagna. A conti fatti, è in pratica un enorme convertitore di energia. Il calore viene trasformato in elettricità, luce, forza motrice e così via, e allo stesso tempo una fonte di energia e un mezzo per raffreddare la stazione. Ascolta, disse Donovan. Apprezzo la lezioncina, ma ti va di cambiare argomento? Si dà il caso che questa conversione di energia di cui parli sia eseguita principalmente dalle unità fotovoltaiche. E ora come ora sono una questione un tantino sensibile per me. Powell sbuffò piano, e quando Donovan ruppe il silenzio che seguì, l'argomento era tutt'altro. Ascolta, Greg, ma che cazzo c'è che non va in Speedy? Non capisco proprio. Non è facile scrollare le spalle in isotuta, ma Powell ci provò. Non ne ho idea, Mike. Lo sai, è perfettamente adattato all'ambiente di Mercurio, il calore non lo tocca ed è progettato per operare a bassa gravità su un terreno dissestato. È a prova di idiota, o perlomeno dovrebbe esserlo. Scese di nuovo il silenzio, e stavolta durò. Padrone, disse il robot. Ci siamo. Eh? Powell si era mezzo assopito e si riprese di colpo. Si trovarono in una piccola sottostazione diroccata, deserta e priva di atmosfera. Donovan ispezionò con la torcia elettrica una crepa in cima a una delle pareti esterne. Che dici? Meteorite? Chiese. Powell ignorò la domanda. Chissà, non importa. Usciamo! Uno sperone nero di roccia basaltica torreggiava su di loro, schermandoli dal sole. Erano circondati dalle ombre notturne di un mondo senza aria, a pochi metri da loro. Quelle ombre terminavano in un bordo affiliato come un rasoio, cedendo il passo a un'esplosione di luce bianca, accecante, riflessa dallo scintillio del terreno punteggiato di miliardi di cristalli. «Questo è lo spazio!» esclamò Donovan senza fiato. «Sembra neve!» Era vero. Powell perlustrò con lo sguardo l'orizzonte frastagliato e luccicante di Mercurio, socchiudendo gli occhi davanti a quel meraviglioso bagliore. «Deve essere una zona atipica. In generale Mercurio ha un'albedo bassa, ma il terreno è principalmente pomice grigia. Un po' come sulla Luna, hai presente?» «Magnifico, non è vero?» Ringraziò di avere i filtri del visore. Magnifico o no, quello spettacolo attraverso un vetro normale li avrebbe accecati nel giro di 30 secondi. Donovan stava osservando il termometro bimetallico che aveva al polso. Mannaggia, ci sono 80 gradi! Powell verificò sul proprio e commentò. Un po' troppo. Mi sa che è l'atmosfera. Su Mercurio? Ma cosa dici? Mercurio non è proprio del tutto privo d'aria. Spiegò Powell distratto. Stava regolando l'estensione telescopica del visore e i guanti rigidi della isotuta non si prestavano molto allo scopo. C'è un sottile strato di esalazioni che aderisce alla superficie. Vapori degli elementi e dei composti più volatili, ma abbastanza pesanti che la gravità di qui riesca a trattenerli. Selenio, iodio, mercurio, gallio, potassio,
bismuto, ossidi di volatili, roba così. I vapori si addensano all'ombra e si condensano rilasciando calore. È una specie di distilleria gigante. Anzi, se punti lì la torcia, con ogni probabilità scoprirai che quel versante della roccia è coperto di, che so, brina di zolfo o rugiada di mercurio. Ma cambia poco. Finché sono solo 80, le tute possono reggere indefinitamente. Powell era riuscito a regolare l'estensione telescopica e ora assomigliava a una lumaca con occhi sulle antenne protese. Donovan lo osservava in preda all'agitazione. «Vedi niente?» L'altro sulle prime non rispose e quando lo fece la sua voce era nervosa, impensierita. «C'è una chiazza scura all'orizzonte che potrebbe essere la pozza di selenio. La posizione è quella, ma non vedo Speedy.» Powell si protese verso l'alto, cercando di istinto un punto di osservazione migliore, fino a quando non si ritrovò in piedi, in equilibrio precario, sulle spalle del robot. Con le gambe divaricate, strizzò gli occhi e disse: Mi sa... Sì, è proprio lui! Sta venendo verso di noi!» Donovan seguì il dito teso. Non aveva l'estensione telescopica, ma vedeva un puntolino in movimento, nero contro il fulgore accecante del fondale cristallino. «Lo vedo!» gridò. «Andiamo!» Con un balzo, Powell era tornato a sedersi sul robot e batté una mano guantata contro il suo torace titanico. «In marcia! Get up!» gridò Donovan e strinse i calcagni come per spronare un cavallo. I robot si misero in marcia. Il tonfo ritmato dei loro passi era inudibile all'assenza di atmosfera, poiché il tessuto non metallico delle isotute non trasmetteva il suono. Si avvertiva solo una vibrazione regolare, appena sotto la soglia dell'udito. «Più veloce!» gridò Donovan. Il ritmo non cambiò. «Inutile!» urlò in risposta a Powell. «Questi ferri vecchi hanno solo una velocità. Cosa credi, che gli abbiano montato i flessori selettivi?» Erano usciti dall'ombra e un'onda di luce al calore bianco si abbatté su di loro, scrosciando sulle tute come una cascata. Donovan, distinto, si acquattò. «Wow, me lo sto sognando o fa caldo?» «E non fa che aumentare», rispose cupo l'altro. «Tieni d'occhio Speedy!» Ora erano abbastanza vicini da poter distinguere nel dettaglio il robot SPD-13. Il suo corpo slanciato, elegante, procedeva rapido lungo il terreno accidentato, riflettendo a ogni balzo uno scintillio fiammeggiante. Il nome derivava dalle iniziali della serie, ovviamente, ma era appropriato dato che i robot SPD erano i più rapidi prodotti dalla US Robots and Mechanical Man Corp. «Ehi, Speedy!» gridò Donovan, agitando freneticamente una mano. «Speedy!» urlò Powell. «Vieni qui!» La distanza fra i due e il robot errante andava riducendosi di minuto in minuto. Più grazie agli sforzi di Speedy che al lento trotto dei loro destrieri vecchi di mezzo secolo. Adesso erano vicini a sufficienza da notare che Speedy aveva una strana andatura barcollante. Sbandava da una parte all'altra e poi, quando Powell agitò di nuovo il braccio, aumentando al massimo l'alimentazione della radio portatile, preparandosi a chiamarlo ancora, il robot alzò lo sguardo e li vide. Si arrestò di colpo e rimase fermo per un attimo, appena instabile, oscillando come in balia di un venticello. Powell gridò: «Insomma, Speedy! Vieni qui, bello!» Al che la voce robotica di Speedy risuonò per la prima volta negli auricolari di Powell. Disse: «Hot dog, let's play games. You catch me and I catch you. No love can cut a knife in two, for I'm a little buttercup, sweet little buttercup. Oops!» E girando sui tacchi schizzò via nella direzione da cui era arrivato, con tanta foga da sollevare una scia di polvere rovente. Mentre spariva in lontananza risuonò un: «There grew a little flower neath the great oak tree», seguito da un bizzarro ticchettio metallico che forse era l'equivalente robotico del singhiozzo. Donovan esalò. «Ma quelle sono parole di Gilbert e Sullivan.
Dove li ha sentiti, Greg? Se fosse tipo ubriaco. Se non me lo avessi fatto notare, rispose quello sarcastico, non me ne sarei mai accorto. Torniamo alla roccia, qui finiamo arrosto. Fu Powell a rompere il silenzio disperato che seguì. Innanzitutto, disse, Speedy non è ubriaco. Almeno non nel senso umano del termine. È un robot e i robot non si ubriacano. Però ha qualcosa che non va, che è l'equivalente robotico dell'ubriacatura. Sarà. Io dico che è sbronzo, ribadì Donovan con enfasi. E l'unica cosa che so è che è convinto che stiamo facendo un gioco. E invece è una questione di vita e di morte. Una morte raccapricciante. Lo so, non mettermi fretta. Un robot è solo un robot, dobbiamo soltanto capire che cos'ha che non va. Poi lo sistemiamo e andiamo avanti. Soltanto, ripeté acido Donovan. Powell lo ignorò. Speedy è perfettamente adatto alle condizioni normali su Mercurio, ma questa zona... E abbracciò con un gesto il paesaggio circostante. È senza dubbio anomala. È da qui che dobbiamo partire. Allora, da dove vengono questi cristalli? Potrebbero essersi formati col raffreddamento graduale di un liquido. Ma dove si può trovare un liquido tanto caldo da raffreddarsi persino al sole rovente di Mercurio? Attività vulcanica, suggerì subito Donovan, e Powell parve farsi più teso. I poveri di spirito sono la bocca della verità, disse in falsetto, e rimase immobile per 5 minuti. Poi riprese. Ascolta, Mike. Cosa hai detto a Speedy quando l'hai mandato a prendere il selenio? Donovan parve perplesso. Ma, insomma... Che ne so, gli ho detto di andare a prenderlo. Sì, lo so, ma come gliel'hai detto? Prova a ricordarti le parole esatte. Gli ho detto... Allora, gli ho detto... Speedy, ci serve del selenio, puoi trovarlo là. Vai a prenderlo. Ecco tutto. Che altro avrei dovuto dire? Non gli hai fatto capire che era un ordine urgente, giusto? E perché? Era pura e semplice routine. Powell sospirò. Beh, ormai non possiamo farci niente, ma siamo proprio in un pasticcio. Era smontato dal robot e si era seduto addossato allo sperone di roccia. Donovan lo raggiunse e lo prese a braccetto. In lontananza, la luce accecante del sole sembrava attenderli in agguato. E proprio accanto a loro, i due giganteschi robot erano invisibili, tranne che per il fioco bagliore rosso degli occhi fotoelettrici che li fissavano. Immobili, impassibili, imperturbabili. Imperturbabili! Proprio come quella palla di veleno che era Mercurio, tanto sfigato quanto era piccolo. La voce di Powell risuonò attesa nel radio audicolare di Donovan. Allora, ascolta. Cominciamo dalle 3 leggi fondamentali della robotica. Le 3 leggi installate al centro del cervello positronico dei robot. Nel buio, le dita dei suoi guanti le enumerarono una a una. Prima legge. Un robot non può arrecare danno a un essere umano o, mancando di agire, lasciare che un essere umano subisca un danno. Ok. Seconda, proseguì Powell. Un robot deve obbedire agli ordini che riceve da un essere umano se ciò non è in conflitto con la prima legge. Ok? E la terza. Un robot deve proteggere la propria esistenza se ciò non è in conflitto con la prima e la seconda legge. Ok. E noi dov'è che entriamo in gioco? Noi siamo nelle postille. Il conflitto fra le varie leggi è da un differenziale nei potenziali positronici del cervello. Supponi che un robot si accorga di stare andando incontro a un pericolo. Il potenziale impostato automaticamente dalla terza legge lo farebbe tornare sui suoi passi. Ma supponi di avergli ordinato di andare incontro a quel pericolo. In questo caso la seconda legge imposterebbe un contropotenziale più alto del precedente. E il robot seguirebbe l'ordine a rischio della propria esistenza. Ma lo so. E allora? Prendiamo il caso di Speedy. Speedy è un modello molto recente, altamente specializzato e più costoso di una nave da guerra. Non lo si vorrebbe distruggere tanto alla leggera. E quindi?
E quindi in quel modello hanno forzato la terza legge, il che peraltro era specificato nelle note preliminari sulla serie SPD. E come risultato, la sua refrattarietà al pericolo è insolitamente alta. Al contempo, quando gli hai ordinato di prendere il selenio, l'hai fatto senza particolare enfasi e, di conseguenza, la seconda legge ha impostato un potenziale relativamente basso. Aspetta. Aspetta, sto solo elencando i fatti. Ok, vai avanti. Mi sa che ci sono arrivato. Hai capito il punto, vero? Nella pozza di selenio deve esserci qualcosa di pericoloso. Il pericolo aumenta con la prossimità e a una certa distanza il potenziale della terza legge, di suo insolitamente alto, controbilancia alla perfezione quello della seconda, che in questo caso è insolitamente basso. Donovan si alzò in piedi per l'eccitazione. E quindi sono in equilibrio, certo! La terza legge lo fa allontanare, la seconda lo fa avvicinare! E lui si muove in un circolo intorno alla pozza, rimanendo sul luogo geometrico di tutti i punti in cui i potenziali sono in equilibrio. E se non facciamo qualcosa in fretta, ci resterà per sempre, in un girotondo perpetuo. Poi, più analitico. Peraltro, quell'equilibrio a renderlo ubriaco. Quando i potenziali si bilanciano, metà dei tracciati positronici del cervello sono fuori fase. Non sono uno specialista di positronica, ma mi pare ovvio. Probabilmente ha perso il controllo delle stesse parti di violizione che sono fuori uso in un umano ubriaco. Mica male. Ma qual è il pericolo? Se sapessimo da cosa sta scappando. Ci sei arrivato tu. Attività vulcanica. Da qualche parte sulla pozza di selenio c'è una fuga di gas provenienti dalle profondità di mercurio. Diossido di zolfo, diossido di carbonio e monossido di carbonio. In quantità enormi. E a queste temperature. Donovan deglutì forte. Monossido di carbonio più ferro uguale pentacarbonilferro, che è un composto volatile. E un robot, aggiunse Powell, è per la maggior parte fatto di ferro. Poi, con più amarezza, è per la maggior parte fatto di ferro. Vedi che meraviglia la logica. Abbiamo capito tutto nel nostro problema, tranne la soluzione. Non possiamo prendere il selenio da soli. È ancora troppo lontano e non possiamo mandare questi cavalli robot perché da soli non possono andarci e non sono abbastanza veloci da portarci fin lì senza farci arrostire. E non possiamo prendere Speedy perché quel cretino è convinto che stiamo facendo un gioco e fa 100 chilometri ogni 6 dei nostri. Se uno di noi ci prova, azzardò Donovan, e torna leso, almeno rimarrà l'altro. Già, rispose sarcastico Powell. Sarebbe un sacrificio struggente se non fosse che, arrivato alla pozza, non sarebbe più in grado di dare ordini. E non penso che i robot potrebbero tornare qui senza un ordine esplicito. Fatti due conti. Siamo a 3 o 4 chilometri dalla pozza. Diciamo 3. I robot si spostano a 6 chilometri all'ora e in queste tute reggiamo 20 minuti. Non è solo il calore, ricorda. Qui anche le radiazioni al di sotto dell'ultravioletto sono velenose. Rifletté Donovan. Ci basterebbero 10 minuti in più. Che è come dire l'eternità. Un'altra cosa. Se il potenziale della terza legge ha fermato Speedy lì, vuol dire che la concentrazione di monossido di carbonio nei vapori di metallo dell'atmosfera deve essere già percepibile. Così come anche la sua azione corrosiva. Ormai è fuori da ore. E non possiamo sapere se un'articolazione del ginocchio, per dire, non stia per uscire fuori asse facendolo cadere. Non basta pensare. Dobbiamo pensare in fretta. Un silenzio lungo, tetro, triste, terrificante. Fu Donovan a romperlo, con la voce che tremava per lo sforzo di controllare l'emozione. Visto che non possiamo aumentare il potenziale della seconda legge con un nuovo ordine. Perché non prenderla a rovescio? Se aumentiamo il pericolo, aumentiamo il potenziale della terza e lo facciamo tornare. Il visore di Powell si rivolse verso di lui, interrogandolo in silenzio. Insomma, spiegò Donovan con circospezione, forse per toglierlo d'impaccio basta aumentare la concentrazione di monossido di carbonio. Giù alla stazione c'è un laboratorio completo.
Ovvio, annuì Powell. È una stazione mineraria. Appunto, devono esserci chili di acido ossalico per la precipitazione del calcio. Per la galassia! Mike, sei un genio! Faccio quello che posso, ammise modestamente Donovan. È solo che mi sono ricordato che l'acido ossalico, con il calore, si decompone in diossido di carbonio, acqua e buon vecchio monossido di carbonio. Si studia al primo esame di chimica all'università, esatto. Powell scattò in piedi e attirò l'attenzione di uno dei colossali robot dandogli una semplice pacca sulla coscia. Ehi! Gridò. Come te la cavi a lanciare? Prego, padrone. Lascia stare! Powell maledisse il cervello rallentato del robot. Raccolse un sasso scheggiato grande più o meno come un mattone. Prendi questo! Disse. E colpisci quella macchia di cristalli bluastri vicino a quel crepaccio, la vedi? Donovan gli toccò una spalla. È troppo in là, Greg. Sarà quasi un chilometro. Shh! Rispose Powell. Tieni a mente la gravità di Mercurio e il fatto che il lanciatore ha le braccia d'acciaio. Sta a guardare, ok? Gli occhi del robot stavano misurando la distanza con una stereoscopia calibrata alla perfezione. Il braccio si adattò al peso del proiettile e caricò il lancio. Nel buio, i movimenti del robot furono invisibili. Ma ci fu uno strattone quando il peso, e pochi secondi dopo il sasso, sfrecciò nero contro la luce del sole. Non c'era attrito atmosferico a rallentarlo, né vento a deviarlo. E colpì il suolo sollevando una polvere di cristalli proprio al centro della macchia bluastra. Powell, esultante, gridò: «Torniamo a prendere l'acido ossalico, Mike!» Mentre si tuffavano nella sottostazione in rovina, facendosi strada verso i tunnel, Donovan disse in tono grave: «Speedy è rimasto da questa parte della pozza di selenio da quando ci siamo messi a inseguirlo. Hai visto?» «Sì. Mi sa che ha voglia di giocare. Beh, giochiamo.» Furono di ritorno 2 ore dopo, con lo sconforto scritto in volto e in mano vari flaconi da 3 litri di un composto biancastro. Le unità fotovoltaiche si stavano deteriorando più in fretta del previsto. Condussero i robot al sole e in silenzio, cupi e determinati, si diressero verso Speedy che li aspettava. Speedy prese a trottare verso di loro. «Ricominciamo! Yeah! I've made a little list, the piano organist. All people who eat peppermint and puff, eat in your face!» «Altro che menta se non ti dai una regolata!» mormorò Donovan. «Greg, Speedy zoppica!» «L'ho notato!» fu la risposta preoccupata, quasi un sussurro. «Il monossido gli farà le feste se non ci sbrighiamo.» Ora si avvicinavano con più circospezione, quasi di sbieco, per evitare di provocare il robot ormai del tutto irrazionale. Powell era troppo lontano per vederlo, ovviamente, ma era certo che il cervello fulminato di Speedy si stesse preparando alla fuga. «Al mio 3! 1! 2!» Due braccia d'acciaio caricarono il lancio e scattarono in avanti allo stesso tempo. Due flaconi di vetro sfrecciarono in cielo lungo 2 archi perfettamente paralleli, scintillando come diamanti in quel sole impossibile. E con 2 sbuffi silenziosi, colpirono il suolo accanto a Speedy, sollevando una nuvoletta di acciaio ossalico. Al sole rovente di Mercurio, Powell, lo sapeva, doveva frizzare come soda shakerata. Speedy si voltò per vedere cosa fosse. Poi si allontanò lentamente e lentamente prese velocità. Nel giro di 15 secondi procedeva verso i 2 umani con una galoppata instabile. Power non comprese subito le sue parole, ma sentì qualcosa come: «Lovers' professions when they uttered in essence.» Fece un passo indietro. «Torniamo alla roccia, Mike. Ora che è uscito dal circolo vizioso dovrebbe accettare nuovi ordini. Comincia a fare caldo.» Si avviarono all'ombra al solito passo monotono dei loro destrieri, e solo quando vi furono giunti, avvolti all'improvviso da quella frescura soffice, Donovan guardò indietro. «Greg!» Powell lo imitò e per poco non si mise a urlare. Ora Speedy si muoveva piano, molto piano, nella direzione sbagliata.
stava tornando verso il suo circolo vizioso e andava sempre più veloce. Attraverso il visore telescopico sembrava spaventosamente vicino e spaventosamente irraggiungibile. Donovan gridò a squarciagola: «Seguiamolo!» e diede una pedata al robot per farlo muovere. Però Powell lo richiamò. «Non lo prenderai mai, Mike! È inutile!» Tamburellò le dita sulle spalle dei robot, poi strinse il pugno per la frustrazione. «Ma perché cazzo capisco le cose 5 secondi troppo tardi? Mike, abbiamo sprecato ore intere!» «Ci serve altro acido ossalico», dichiarò Donovan distaccato. «La concentrazione non era abbastanza alta. Non basterebbero neppure 7 tonnellate. E anche in quel caso non avremmo il tempo di procurarcene col monossido che continua a corroderlo. Non capisci cos'è successo, Mike?» «No», disse Donovan in tono piatto. «Abbiamo solo stabilito un nuovo equilibrio. Quando abbiamo aumentato la concentrazione di monossido per rafforzare il potenziale della terza legge, lui ha indietreggiato fino a ritrovare un equilibrio. E poi, non appena il monossido si è disperso, è tornato in avanti all'equilibrio precedente.» La voce di Powell sembrava disperata. «È sempre lo stesso circolo vizioso. Possiamo tirare la seconda legge da una parte e la terza dall'altra, ma non ce ne caveremo niente. Al massimo cambieremo i punti di equilibrio. Dobbiamo scavalcare entrambe le leggi.» Poi avvicinò il suo robot a quello di Donovan fino a ritrovarsi faccia a faccia, ombre nella notte, e sussurrò: «Mike, è finita.» Sempre quel tono piatto. «Non ci resta che tornare alla stazione, aspettare che le unità friggano, stringendoci la mano e ingoiare un po' di cianuro e andarcene da gentiluomini, immagino.» «Mike», rispose emozionato Powell, «dobbiamo richiamare Speedy.» «Lo so.» «Mike», ripeté Powell ancora una volta, ma esitò prima di proseguire. «C'è sempre la prima legge.» «Ci avevo già pensato, ma era una soluzione disperata.» Donovan alzò lo sguardo. La sua voce si fece più viva. «Noi siamo disperati.» «Ok. In base alla prima legge, un robot non può accettare che un essere umano subisca un danno per una sua mancata azione. La seconda e la terza non possono niente per contrastarla. È impossibile, Mike.» «Anche quando il robot è mezzo mezzo ubriaco. Insomma, hai capito. È un rischio che dobbiamo correre. In parole povere, che cosa vuoi fare?» «Ora esco alla luce e vedo cosa fa la prima legge. Se non rompe l'equilibrio, non cambia niente. Se non oggi, morirei comunque fra 3 o 4 giorni. «Aspetta, aspetta, Greg! Anche noi umani abbiamo delle leggi da rispettare. Non è che puoi andartene là fuori così. Pensiamo a un modo di tirare a sorte e dà una possibilità anche a me.» «Come vuoi. Esce il primo che calcola 14 al cubo.» E quasi immediatamente, 2744. Donovan sentì il suo robot vacillare per lo scatto improvviso di quello di Powell. Poi vide l'altro allontanarsi nella luce del sole. Aprì la bocca per gridare, poi la richiuse. Ovvio, aveva calcolato 14 al cubo in anticipo. Apposta. Tipico di lui. Il sole era più caldo che mai e Powell avvertiva un prurito insopportabile al fondo schiena. Forse era solo la sua immaginazione, o forse le radiazioni fortissime stavano già cominciando a penetrare attraverso l'isotuta. Speedy lo stava osservando, senza intonare neanche una parola di Gilbert e Sullivan. Grazie al cielo. Ma Powell non osava avvicinarsi troppo. Era a 300 metri di distanza quando Speedy cominciò ad allontanarsi un passo alla volta, con cautela. E Powell si fermò. Saltò giù dalle spalle del robot e con un tonfo attutito atterrò al suolo cristallino, sollevando una nuvola di scaglie rocciose. Procedette piano, ostacolato dalla bassa gravità e dalla consistenza al contempo accidentata e scivolosa del terreno. Le piante dei piedi gli formicolavano per il calore. Si guardò indietro per cercare con gli occhi l'ombra nera dello sperone roccioso e si rese conto di essere troppo lontano per tornare, sia da solo sia con l'aiuto del suo robot arcaico. Ora dipendeva tutto da Speedy,
e quella consapevolezza gli serrava il petto. Ok, era abbastanza lontano. Si fermò. Speedy! Gridò. Speedy! Di fronte a lui, la sagoma affusolata del robot esitò e smise di indietreggiare. Poi ricominciò. Powell si sforzò di suonare disperato, rendendosi conto che non occorreva alcuno sforzo. Speedy, devo tornare all'ombra o il sole mi ucciderà! È una questione di vita o di morte! Speedy, ho bisogno di te! Speedy avanzò di un passo e poi si fermò. Disse qualcosa, ma alla prima frase Powell gemette, perché le parole erano: When you're living awake with a dismal headache and repose is tabooed. Poi la voce si perse in un mormorio e per qualche ragione Powell ne approfittò per sussurrare: Yolanthi. Faceva un caldo atroce. Percepì un movimento con la coda dell'occhio e fu colto da una vertigine. Poi rimase con gli occhi sbarrati, completamente esterrefatto, perché il robot colossale che aveva cavalcato si stava muovendo verso di lui e senza cavaliere. Stava parlando. Mi perdoni, padrone. Non posso muovermi senza un padrone in groppa. Ma lei è in pericolo. Ovvio, il potenziale della prima legge aveva la meglio su tutto. Ma non voleva quell'anticaglia, voleva Speedy. Si allontanò di qualche passo gesticolando freneticamente. Ti ordino di startene lontano! Ti ordino di fermarti! Inutile. Era impossibile superare il potenziale della prima legge. Il robot disse in tono stupido: Lei è in pericolo, padrone. Powell si guardò intorno, disperato. Non riusciva a mettere bene a fuoco. Il suo cervello era un turbine di afa, il fiato gli bruciava la gola a ogni respiro e il terreno sotto i suoi piedi era un bagliore accecante. Gridò un'ultima volta, disperato. Speedy! Sto morendo, cazzo! Dove sei, Speedy? Ho bisogno di te! Stava ancora arrancando all'indietro nel vano tentativo di allontanarsi dall'enorme robot che non voleva, quando sentì delle dita d'acciaio sul braccio e all'orecchio il timbro metallico di una voce allarmata, costernata. Perdinci, capo, ma cosa ci fai qui? E cosa ci faccio io? Sono così confuso. Lascia stare, mormorò flebilmente Powell. Portami all'ombra di quella roccia. Presto. La sua ultima sensazione fu di essere sollevato in aria, di sfrecciare nel calore ardente, e poi perse i sensi. Quando si svegliò, vide Donovan chino su di lui, con un sorriso ansioso in volto. Come stai, Greg? Bene. Ah, fu la sua risposta. Speedy dov'è? Qui, l'ho mandato a un'altra pozza di selenio e con l'ordine di portarcelo a ogni costo stavolta. Ci ha messo 42 minuti e 3 secondi a tornare col carico. L'ho cronometrato. Non ha ancora smesso di scusarsi per il giro tondo di prima. Non vuole avvicinarsi per paura di cosa gli dirai. Oh, portalo qui, ordinò Powell. Non è stata colpa sua. Tese una mano e strinse la zampa metallica di Speedy. Va tutto bene, Speedy. Poi a Donovan. Sai cosa stavo pensando, Mike? Dimmi. Beh. Si stropicciò gli occhi, apprezzando quell'aria deliziosamente fresca. Lo sai, no? Quando qui avremo sistemato tutto e Speedy avrà passato il test sul campo, ci manderanno alla stazione solare. No, dai! Sì, se non altro è quello che mi ha detto la vecchia Calvin prima che partissimo. Non ti ho informato perché avevo intenzione di oppormi a tutti i costi. Opporti? Esclamò Donovan. Ma... Lo so. Ora ci sono arrivato anch'io. 273 gradi sotto zero. Non sarà una meraviglia. Stazione solare? Disse Donovan. Arriviamo!